Buongiorno, buongiorno, buongiorno a tutti quanti, buongiorno in diretta da casa mia. Buon lunedì 3 maggio, sì, 3 maggio, 3 giugno, 3 giugno e dovevo farlo ieri la diretta. Ma non ho avuto tempo e quindi lo faccio ora. Ci sono un sacco di cose di cui parlare, cose interessanti, meno interessanti. Vediamo di scegliere quelle più interessanti o quelle che possono servire per quanto riguarda il discorso del anche dei visti. Qui non si capisce un ciuffolo, cioè non si capisce un ciuffolo. Io me lo immaginavo che finiva così la storia dell'esenzione. Non è stata scritta sulla Gazzetta Ufficiale, quindi non è passata come legge. Ne parlano, quella dell'esenzione dei visti, ma non è ufficiale ancora. Quindi adesso vedremo. Parlano dal mese prossimo, però non si capisce un cazzo. Sempre tutti quei discorsi che lasciano il tempo che trovano, perché veramente non lo so. Ah. Sì, dai, quindi insomma, almeno qua su Thai Visa parlano che andrà in effettiva esecuzione molto probabilmente alla fine del mese, all'inizio del mese prossimo. Però rimangono chiacchiere, ragazzi, tante chiacchiere e pochi fatti. Tante chiacchiere, pochi fatti, questa è la verità. Questo cos'è? Parlano del ritorno della TAI, ma quello era già stato ufficializzato. Vabbè, allora. Tac, qua la telecamera. Buongiorno, 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 buon lunedì di giugno qui da Phuket. Vediamo quindi di capire quali sono le novità. Beh, allora, per quanto riguarda appunto lì il discorso dell'esenzione, i nomadi digitali e tutte queste, vanno un po' a cozzare un po' con quello che è il discorso degli sviluppi qua sull'isola per quanto riguarda anche il discorso delle grosse retate che hanno fatto, hanno arrestato veramente tantissimi farang, tantissimi stranieri che lavoravano illegalmente, addirittura ho letto un articolo, ci sono anche due italiani, non so chi siano, non ho sentito i nomi, agenzie turistiche, vendita affitti motorini, vendita subaffitto di camere, vendita di varie cose, ristoranti, non ristor c'è di tutto. E purtroppo, come dico sempre io, è assurdo pensare di venire in Thailandia a Phuket soprattutto sperando di far soldi per campare a Phuket. Phuket ci viene in ferie fondamentalmente, e ci si viene se hai tanti soldi, ok? Per lunghi periodi.
non per la vacanza, con la vacanza di 15 giorni non c'è problema, non è aumentato il budget rispetto al passato, tranne i voli naturalmente, ma quello isola dal fatto perché sono aumentati ovunque, non è che sono aumentati solo in Thailandia i voli, e quindi il problema è proprio un problema di chi vuole rimanere qui, che non è non è semplice, punto, basta, perché comunque voler venire a Phuket a investire in questo momento, bisogna conoscere bene il mercato, bisogna conoscere bene le dinamiche, bisogna soprattutto avere le spalle molto coperte, ecco, questa è la verità. Quindi sperare di venire qui, aprire il barettino, aprire la guest house, il localino, il ristorantino, sono cazzate. Sì, poi ci sono quegli imbecilli, quei blogger, youtuber, io qui o là, io vivo in Thailandia, viaggio in Asia, viaggio qua, viaggio là, ci sono tutta una manica di deficienti che sparano delle cazzate, soprattutto quando parlano di business, perché il business si può fare, c'è chi lo fa, conosco tante persone, tanti italiani che sono riusciti, ma hanno alle spalle una carriera lunga, hanno comunque alle spalle grosse, voglio dire, non sono dei nomadi digitali che sono arrivati qua e hanno trovato il sistema per vivere qui, quelle sono pagliacciate, ok? Poi se qualcuno vi dice, ma no, loro guadagnano vendendo i click qui e là, io non lo so, io non me ne frega un cazzo, io non ho mai monetizzato, non ho mai monetizzato né YouTube né Facebook, infatti questa pagina è Shadows Ban, ogni giorno perdo i like, i follower, ogni giorno 2, 3, 10 scemano, ma fanno apposta, perché io non accetto i ricatti, a me non me ne frega un cazzo delle stelline, delle promozioni, di far salire, ogni giorno mi mandano una pubblicità, no, fai questo contenuto, ma non me ne frega un cazzo, non mi interessa proprio, non mi interessa, anche se andrà a zero, non mi interessa, perché ripeto, non guadagno un centesimo e ripeto, non lo faccio perché devo guadagnare i soldi per vivere qua, non me ne frega un cazzo, quindi la verità è che, ripeto, se la gente spera di venire qui con dei visti farlocchi o le esenzioni tipo queste qua che propone il governo thailandese, sperando poi di venire a subaffittare, a fare i video digitali, il nomade digitale che però si inventa le cose qua, è meglio lasciar perdere, perché non cioè io lo dico per voi, per quelli che hanno avuto questo pensiero, magari vedendo appunto dei buffoni che fanno sti video e che vanno in giro nei ristoranti a fare i pagliacci, capite? Quindi insomma vanno in giro, fanno i video, guardate dove sono, guardate cosa faccio, non funziona così, dopo ripeto, non lo so se a loro funziona, magari gli funziona anche, però voglio dire, ormai siccome ce ne sono ogni giorno ne arrivano di nuovi, no? Di queste pagine, di questi blogger, youtuber, di sti buffoni, vedrai che insomma non c'è futuro sotto quell'aspetto lì. Allora, parliamo invece del discorso della Thai Airlines, sarà la volta buona, tra un mese Thai riprende i voli giornalieri, quindi insomma dal 1° di luglio, io ci spero, perché comunque la Thai, lasciando stare che è cara, lasciate tutto quello che volete, ok? Però era importante che la compagnia di bandiera thailandese ritornasse a volare direttamente dall'Italia, da Milano, in questo caso, e su Bangkok, perché dai, cioè non puoi avere, cioè, tutte le capitali europee maggiori e l'unica era l'Italia, che non c'era, cazzo siamo i figli di nessuno, cioè non riesco a capire. Quindi speriamo che sia la volta buona, perché voi non, ripeto, chi mi segue magari è abituato a usare altre compagnie, anch'io stesso faccio fatica a fare 12 ore di volo, adesso a fine mese tornerò in Italia per 2 settimane per questioni personali, però ho preso, cos'era, Qatar, tramite vabbè, insomma, e faccio scalo Doha, perché io non ci riesco a stare 12 ore seduto sull'aereo, cioè veramente non ce la faccio più, e come me ci sono tante persone che non gliene frega niente
voglio dire, di spendere quei 200-300 euro in più, ma fare il volo diretto, è perché magari proprio gli piace il volo diretto, non vogliono fare lo scalo. E insomma, vengono in mente i miei genitori che sono molto anziani e non viaggiano più, però allora loro solo Thai Airlines, solo Thai Airways, solo Thai ed esclusivamente volo diretto, punto, basta. Non riuscivano a concepire il discorso degli scali, cioè l'hanno fatto anche loro con le compagnie, scusate, e mi ricordo che avevano avuto anche dei problemi, insomma, non conoscendo bene le lingue, l'inglese, insomma, sono persone anziane, ripeto. Vabbè, voi intanto mandate pure i commenti, dopo li leggerò. E andiamo avanti con la cronaca e vediamo cosa succede a Phuket. Purtroppo succedono ancora dei gravi incidenti. Adesso, poco fa, ho condiviso l'ultimo di questo ragazzo di 20 anni israeliano, e che è finito con una moto, una Yamaha 700 di cilindrata, una big bike, quindi una moto grossa di cilindrata, è finito su uno scooterino guidato da due birmani. Uno di questi due birmani è rimasto gravemente ferito ed è poi morto in ospedale, tra l'altro in una via, cioè andava a manetta in una via di locali trafficata. Ecco, io, cioè veramente, sono un po' stanchino, me ne sono un po' rotto i coglioni e continuo a ripetere che bisogna assolutamente che mettano un freno a questa situazione. So che a qualcuno sta sui coglioni questo discorso per vari motivi, per interessi personali, perché affittano i motorini, perché vogliono il loro motorino in affitto senza rotture di coglioni, perché loro dicono ma io vado piano. Sì, ma non è che se... cioè non è una questione che tu vai piano, che tu l'hai sempre noleggiato e non ti è mai successo un cazzo. Il problema è che adesso ti vengono addosso. Cioè, cosa ha fatto questo qua? Questi due birmani qua, che cazzo hanno fatto di sbagliato? Ok? Se ne andavano per i cazzi loro. Adesso provate a immaginare se c'ero io e mio figlio, per dire, mia figlia, sopra lo scooterino. Io ne ho i coglioni pieni di sta gente qua, ok? Hanno rotto il cazzo, hanno rotto i coglioni, basta! Basta, basta, e sti scooterone, il T-Max e l'X-Max e qui e là, ma che cazzo ti lo fai dello scooterone, troglodita, testa di cazzo, perché devi noleggiare un T-Max? Cosa ti serve il T-Max? Che, cioè, non c'è neanche mezzo rettilineo a Phuket, dove, cosa devi accelerare? Accelerare cosa? E non dite perché è comodo, ma comodo cosa? È uno niente, è un bidet con le ruote, tra l'altro sei seduto in una posizione assurda, perché veramente è un cesso con le ruote. L'X-Max, il T-Max, il Forza, sono tutti scooter di merda, fatti di merda proprio, fatti male, cioè sono veramente scomodissimi, ingombranti, no, non puoi, cioè veramente non trovi da parcheggiarlo, non, so, e poi se cadi, perché poi qual è il problema? È che cadi con quei cessi di scooter lì, perché hanno delle gomme che sono una roba, quando poi c'è bagnato con le pozzanghere, aquaplaning. Cioè, veramente, cioè, è assurdo, e la gente continua a affittare gli stranieri sti cazzo di scooter, perché gli prendono la patente, poi avete capito, quando poi vanno per terra, si schiantano e fanno i danni, allora li ricattano, avete capito, finiscono in ospedale, gli prendono il passaporto, poi chiamano a casa, si fa fare la colletta, avete capito, per farsi mandare i soldi da... la famiglia per tornare a casa. Cioè, non è una roba normale, io ve lo ripeto, cioè questo non è una roba normale, sti cazzo di scooter, ma guarda te, cioè, ma come si fa? Cioè basta, noleggio, basta, hanno rotto i coglioni, veramente. Perché se te noleggi, sei la coppia che viene qua in vacanza da tanti anni, ti noleggi il tuo scooterino 125, il tuo click per andare da Kata a Hawaii, non c'è nulla di male, hai la patente, ti fai la tua assicurazione, va bene, sai che qui l'assicurazione non c'è, però lo usi piano piano per andare
da una spiaggia all'altra e ha un senso. Io non sono quello che dice no, non bisogna assolutamente noleggiare niente. Se hai la patente, determinati scooterini, cose che non vanno forte, piccoli, semplici, non che abbiano dei gommoni e delle accelerazioni da bruciare i semafori, per cosa? Per cosa? Che c'è tutto traffico, non serve un cazzo. O addirittura le moto. Cosa te ne fai di una moto? Cosa te ne fai di una moto Phuket? La moto Phuket non serve. Ok? Quindi queste le devono vietare tutte. Ok, scooter dai 125 in su vietati, moto vietate, scooterini, e bisognerebbe fare delle regole, cioè assicurare gli scooter almeno diciamo con le regole che hanno i thailandesi e quindi il Rattapan, l'ospedale, cioè come funziona. Ok, adesso vi spiego. Allora, io ho la patente da 20 anni, thailandese, ok? Quindi io sono domiciliato, residente è un parolone, sono domiciliato a Phuket, ho la patente da più di 20 anni, ok? E i motorini sono intestati a me o a mia moglie o comunque sono dentro la famiglia. Faccio l'assicurazione, quella obbligatoria, il porobò, e col bollo, insomma, che costa poche centinaia di baht, no? Costa veramente poco. E cosa succede? Succede che quando poi hai l'incidente c'è questa forma di assicurazione, questo fondo comune, e è capitato a mia moglie che il russo gli ha tagliato la strada, 10.000 baht di danno che ha pagato il russo, gli ha pagato anche l'ospedale, e poi avendo l'assicurazione siamo andati là, ci hanno dato indietro i soldi, non sto scherzando, siamo andati con la ricevuta delle spese mediche e ci hanno ridato indietro i soldi perché il motorino era assicurato, cioè il motorino intestato a mia moglie, ok? E il russo comunque ha pagato di tasca sua, non ha detto neanche una parola, perché se diceva una parola lo andavo a prendere e finiva male la faccenda. Lui sapeva che non aveva chance, che doveva pagare, e infatti non ha fatto neanche una piega, ce li ha dati in due tranche perché ha detto non ce li ho, vabbè. Però tutto regolarmente, portato il motorino alla Honda e tutta la lista dei pezzi, cioè gli ho detto questa è la lista dei pezzi che abbiamo cambiato, e morale della favola, insomma, si è risolto tutto. Ecco, io vorrei solamente che lo straniero avesse diritto, ok, a un noleggio da parte di persone serie e di un sistema, cioè, che protegga lo straniero. Capite? Perché non è giusto che lo straniero invece non abbia diritto a questa cosa. Cioè, guardate che se fosse capitato a Pinco Pallino col motorino a noleggio, ok, e non a mia moglie o a me che ho la patente Thai, sto cazzo che il russo pagava, cioè nessuno pagava niente, capite? Cioè, anzi, quello che ha noleggiato il motorino, anche se il russo gli ha tagliato la strada, perché nel caso di mia moglie, gli ha tagliato la strada, mia moglie ha frenato, gli è scivolato, gli è partito davanti, è andata per terra, ha dato una gran cannata, e vabbè, però la macchina non l'ha toccata, quindi non è andata contro la macchina del russo, gli ha solo tagliato la strada, l'è spaventata, frenando forte davanti, gli è partito, e ha comunque ragione, perché questo si è messo a fare inversione, cioè stava andando, a un certo punto gli ha tagliato la strada, gli voleva fare inversione davanti alla faccia con la linea continua, c'erano le telecamere, c'erano i testimoni, naturalmente, ripeto, ha pienamente ragione, e non ha toccato il motorino, non ha toccato la macchina del russo. E questo cosa voglio dirvi? Voglio dirvi che se fosse capitato invece tra due stranieri, ok, ognuno si pagava il suo, nel caso, in quel caso lì, tra l'altro, il russo non aveva neanche l'assicurazione, la macchina non so dove cazzo l'avesse presa, perché mia moglie gli ha detto, ma ce l'hai l'assicurazione? Ma non ci avrà avuto nemmeno la patente, infatti ha detto, no police, niente polizia, vabbè, no police, e tira fuori schei, voglio dire, vabbè. Nel caso invece fosse successo con due stranieri che noleggiavano il motorino, quindi provate a immaginare, voi prendete il motorino, ok, questo russo vi taglia la strada, voi finite per terra
e succede quello che succede, e chi è che paga? Paghi tu, che hai noleggiato il motorino, perché tra l'altro sei anche magari un pirla che gli hai dato il passaporto al noleggiatore perché, ma se no voleva 10.000 baht, ma dagli 10.000 baht, dagli 10.000 baht, 5.000, quello che è meglio, ma non dovete dare il passaporto ai noleggiatori, ma intanto è un reato, state commettendo un reato, cioè siete dei deficienti, siete dei mica normali che dovreste stare in casa chiusi dentro con due mandate, perché il passaporto, ok, non si lascia a nessuno, ma neanche alla polizia, solo gli ufficiali di frontiera in dogana possono trattenervi il passaporto, ma nemmeno la polizia, neanche la, per legge, nemmeno la polizia può prendervi il passaporto, qui invece te lo prendono cani e porci, se lo prendono quelli degli ospedali, se non pagate, se non avete un'assicurazione, se non avete una carta di credito, se non gli fate vedere i contanti, se lo prendono i noleggiatori dei motorini, se lo prendono i poliziotti, cioè se lo prendono tutti il passaporto vostro come se fosse, capite? Cazzo, ma cioè, bisogna essere dei deficienti, ve lo ripeto, dei deficienti tarati mentali a fare delle cose del genere. Cioè tu vieni in vacanza per complicarti la vita. Quindi, allora, ricapitolando, non c'è nessuna forma assicurativa sui motorini, ok? C'è una forma di assicurazione che però è molto blanda, diciamo, o comunque insomma paga danni tipo i 10.000 baht, tipo quello che è successo a mia moglie, paga i danni tipo le grattate, un ossicino rotto, cioè 100.000 baht mi sembra che arrivi, cioè però se vai in coma, se vai in ICU, è nostro cazzo che la, cioè non c'è nessuna assicurazione, paghi tu. Poi se sei thailandese, è Rattaban, vabbè, paghi magari meno, però voglio dire, è un bel casino. Quindi tu provate a immaginare, tu sei straniero, no? E non ti danno nemmeno il, capite, nemmeno quel minimo di garanzie, cioè nemmeno un minimo di coperture, niente, zero. Cioè tu stai prendendo un motorino a tuo rischio e pericolo, praticamente firmando, perché poi ti fanno firmare che quello che rompi paghi, ok? E tu sei mentalmente imbecille e estasiato, no? Rincoglionito dai blogger, youtuber e quegli altri stronzi che fanno i video e ste cose non le dicono, perché non vi dicono, vi dicono solo veramente, sono delle teste di cazzo che vi dicono solo puttanate, no? Rimbambendovi, magari vi fanno vedere il culo, le tette della moglie per rimbambirvi ancora un po' di più, e voi come dei coglioni, e poi venite qui, prendete un motorino a noleggio e vi succedono le disgrazie. E vi succedono le disgrazie perché non siete preparati, perché c'è un mare di disinformazione e delle teste di cazzo, vi ripeto, che non vi dicono, guardate che i motorini non sono assicurati, zero, ok? Quindi tutto quello che fai, perché è un conto, e sai, ma sì, non ti preoccupare, poi al limite cosa vuoi, se rompi le carene, cambi le carene, sì, ho capito, cambi le carene, cambi, sì, vabbè, fai 10.000 baht di danni come ha fatto mia moglie, ok? Non ti cambia la vita 10.000 baht, però sono 100.000 ICU. Dentro un ospedale, una notte in rianimazione, ok? Sono 100.000 baht. E se sei così e così, loro ti ci mettono perché ti inculano i soldi. Se sei. Perché gli ospedali in Thailandia, ok? Siete clienti, non siete pazienti, siete clienti, ok? Non siete persone da curare, siete persone da spennare. Ok, io ce l'ho a morte con gli ospedali in Thailandia, dopo non sto a raccontarvi, è successa una disgrazia, una persona a me cara è morta, l'hanno ammazzata, ok, in ospedale, persona di 55 anni, la madre di una mia carissima amica, l'ho già raccontata questa cosa, alla terza puntura del fiero magico che doveva salvare il mondo ha cominciato a avere problemi, non riusciva più a camminare, non aveva forza nelle mani, una roba e l'altra, sempre stata bene, mai avuto un cazzo. Cioè, finita il 3 di maggio è andata in ospedale, il 15 è morta, l'hanno ammazzata. Quando quella persona che conosco, alla fine, che lei è qui a Phuket, è andata a Bangkok, perché sua madre era alla Bangkok, è arrivata in ospedale e mi fa, guarda Martino, cioè, domani muore. Come domani muore? Gli ho detto, lo sanno già che domani muore? Eh sì, praticamente gli stanno facendo morfina, non parla più, è intubata e basta, l'hanno ammazzata, l'hanno sedata fino a farla morire, capite?
perché in Thailandia fanno questo, perché non gliene frega un cazzo, un po' perché sono thailandesi, un po' perché, vabbè, adesso non voglio dilungarmi su discorsi che al turista magari non gliene frega un cazzo di come funziona in Thailandia la sanità e di come vanno le cose, però, cioè, rendetevi conto, voi non vi fanno morire, perché a voi devono rubarvi tutto quello che è possibile rubarvi, e non dite, ma dai, ma perché dici così? Dico così perché lo so, perché sono 30 anni che vivo qua, quasi, più di 20, non 30, più di 20, ho esagerato, però voglio dire, ne ho viste di cotte e di crude, e ne ho passate anch'io di cotte e di crude, e vi dico che bisogna stare attenti, e non pensare di venire qui come fanno sti imbecilli di sti cazzo, gli youtuber, gli blogger, Thailandia qua, Thailandia là, e fa vedere tutto bello, tutto figo, andiamo, facciamo i giri in motorino, andiamo ai ristoranti, come se fosse un posto, no, dove puoi fare che il cazzo che ti pare, non ti succede mai niente. Invece bisogna avvertire la gente, che non vuol dire spaventarla, bisogna aiutarli a capire che se vieni qua 15 giorni, ma perché cazzo ti devi complicare la vita? Ci sono le applicazioni, chiami il taxi, non costa una minchia ormai, costa meno del noleggio, cosa cazzo ve ne frega? Ma perché vi dovete complicare la vita? Dovete noleggiare il motorino per forza, che se lo noleggi, te lo ripeto, per andare da una spiaggia all'altra di giorno, piano piano, con tua moglie dietro, non c'è nulla di male, ma se vai a Mignotta Paton di notte, ubriaco, che cazzo prendi il motorino? Peggio ancora il T-Max, che cazzo devi fare? Tanto se vai a Troia devi pagare lo stesso, ci vai col T-Max o ci vai col Click, è uguale, non cambia niente, se ci vai col taxi meglio ancora, perché le mignotte sono più contente, perché non amano andare sopra col farango ubriaco sul T-Max, capite? E cioè è la gente talmente imbecille, perché, ripeto, continuo a seguire sti canali di sti trogloditi della Thailandia che fanno dei video di merda dove fanno sembrare che sia tutto, sì, vieni, noleggia, te lo noleggio io addirittura, capito? Perché poi cosa fanno? Ti affittano la camera, ti noleggiano il motorino, tutto illegalmente, altre cose, tutto in maniera assolutamente, ti vendono le escursioni, ti fanno da guide turistiche, capite? È così. Vabbè, andiamo avanti con le belle notizie. La ganja. Allora, come ciclicamente, no, ritorna il discorso della marijuana. Allora, ormai siamo arrivati a un livello che penso che sia impossibile togliere la ganja, la marijuana dal discorso della Thailandia o di regolamentare, non possono più farlo. Perché non possono più farlo? Perché veramente, cioè, ci sono degli interessi che ormai hanno raggiunto un livello tale. A me fondamentalmente all'inizio dava un po' fastidio la faccenda, adesso un po' meno, cioè mi ci sto abituando, lo dico francamente. A volte io scherzo e dico con mia moglie, cazzo, mi sembra di stare in Ganja Land, non è più Thailandia, è la Ganja Land questa, c'è delle tanfate, cioè veramente, cioè dei tanfi, vengono, passi un motorino, proprio vieni inebriato da questo odore fortissimo, e che dire, sicuramente, cioè, andrà a finire che prima o poi qualcosa succede, non lo so però quando succederà, e non penso che chiuderanno i negozi, diciamo che forse faranno il trappolone, no? Il trappolone ai farang soprattutto, perché sono i più imbecilli, perché nessuno ti dice di non fumare, cioè vuoi fumare, fuma, ma fallo con discrezione, cioè non in giro come un babbeo, come se fosse, ti stessi fumando una sigaretta, che anche la sigaretta, comunque, anche la sigaretta, ci sono delle regole, cioè guardate che non è, ci sono, ad esempio vai a Bangkok, cioè, i posti dove puoi fumare sono veramente pochi, non puoi fumare sui marciapiedi, non puoi fumare da nessuna parte Bangkok, fuori dagli hotel, cioè ci sono le zone dei fumatori che sono pochissime, cioè quando vai a Bangkok per un fumatore è un dramma, perché la verità è che ti possono fare appunto questi 2000, poi che te lo facciano lo straniero, non lo fanno i thailandesi, quello sì. Comunque, insomma, molto probabilmente a breve non succederà niente, poi nel corso degli anni vedremo. La verità è che, ripeto, sono
a me che dà fastidio è che ti rincoglionisce molto, cioè a me fa un effetto, cioè veramente slowly, come dicono in Italia, slowly, slowly, cioè il cervello, cioè tutto ti rincoglionisce in una maniera che veramente, poi dopo cosa fai? Vai in giro, sembri un cadavere, voglio dire, non ci si diverte neanche, cioè va bene per andare a letto e riposare, magari dormire, un sonno sereno e fare dei sogni, ma non è che ti ripeto, cioè ti farà anche andare in giro col cannone in spiaggia, uno dietro l'altro, cazzo, ma veramente, cioè una testa, neanche la sigaretta puoi fumare in spiaggia, ti metti a farti le canne in spiaggia, e, ma dai, cioè voglio dire, poi per forza gli girano i coglioni e saltano fuori gli articoli e tutto sto casino. Cazzo, fallo, non ti ho detto di no. Te lo porti là in hotel, ti fai il tuo cannone, però vedete anche in hotel non vogliono, perché la puzza si sente e si incazzano. Capite? E hanno ragione, perché dà fastidio, punto. Se uno non fuma, dà fastidio, ragazzi. La verità è quella, quindi prima o poi vedrete che salterà fuori sta faccenda, perché, ripeto, cosa facciamo? Dobbiamo fare i conti con la realtà delle cose, gli interessi sono tanti, i thailandesi sono sgordi, vogliono i skei e non gliene frega un benedetto ciuffolo, un cazzo. Vabbè, passiamo a cose più leggere. La mia Emma è in Corea, sembra che vada tutto bene, sta studiando per prepararsi a fare questi video e alla carriera di T-pop, il pop thailandese, e vedremo. Nel mentre c'è sempre tanto gossip, io non lo so, molto probabilmente dipende dal fatto che essendo mezza italiana, straniera, farà anche la cosa di dia fastidio, o perlomeno ci siano delle gelosie. E niente, saltano fuori sempre questi articoli del cazzo, no? Dove tutti questi giornaletti di gossip, dove praticamente, no? Poi salto in mezzo anch'io, è sempre il padre con tutte le piene di mogli delle stronzate, ok? Sono proprio stronzate e a me sinceramente non me ne frega un cazzo, mia moglie si incazza come una bestia perché, ma no, però perdiamo la faccia qua, ma che cazzo vuoi perdere la faccia? Ripeto, beh, proprio non me ne frega un cazzo di queste pagliacciate, ripeto. Se, ma è brava! E penso che lo sia, sì, affermerà e farà la sua carriera come T-pop, cantante, ballerina e quello che è. Se non è buona, niente, basta. Poi dopo tutto il resto sono pagliacciate, ripeto, non serve un cazzo. Io non mi dà fastidio, ripeto. Mi dà solo fastidio il fatto che, guarda caso, quando una è mezza sangue, come la chiamano loro, lucrin, mezzo sangue, a quel punto lì c'è sempre l'inghippo. Vabbè, poi la mia, tra l'altro, è 17enne, quindi tutti i contratti, siccome io ho l'affidamento genitoriale esclusivo, quindi mia figlia Emma c'ha solo suo papà, cioè ci sono solo io, sua madre non è che non c'è più, non è morta, ma è in galera e comunque ho preso la patria podestà esclusiva, l'affidamento esclusivo quando ero ancora bambina, che avevo 9 anni, 8 anni, e quindi più di 10 anni fa, 10 anni fa. E da allora io sono l'unico tutore legale della ragazzina e quindi ogni giorno e firma questo papà, e firma quell'altro, liberatorie, devo andare qua, devo andare là. Vabbè. Ripeto, lo faccio, però spero che diventi grande la svelta e così si arrangia e farà quello che deve fare. Cosa volete che vi dica? Allora, altra cosa interessante,
riguarda, vabbè, sì, poi c'è anche il discorso di Fognong, cioè Patong, niente da fare, si allaga sempre tutto, ormai è una cosa endemica non si può farci niente. Quindi adesso che stanno cominciando le prime piogge, vedete, la zona vicino al Taipei, no, Bangla Road, lungomare, sì, tutto pieno d'acqua, si allaga, poi nel giro di poche ore va tutto a mare, non succede mica niente, non è che, non è un grosso problema e vabbè. Qui c'è il mio Triton, il mio pick-up, che ha vinto, è arrivato a fare questo mio modello, il single cab, una cabina, e è arrivato a fare 25 km con 1 litro, io confermo, è un gran mezzo, tra l'altro super economico, infatti mi fa incazzare quando io parlo con i miei amici che siamo appassionati di auto, o comunque abbiamo la stessa passione, e loro sono in Italia, in Europa, comunque in Occidente, mi dicono quello che sta succedendo, mi gira veramente tanto il cazzo, perché è veramente una presa per il culo. Cioè, vivete in un, io ve lo dico, amici, ve lo dico proprio col cuore in mano, non andate a votare alle elezioni europee, boicottate il sistema, non dategli il voto, perché vi spiego, lo so che tanto non cambia un cazzo, che tanto alla fine, anche se vanno a votare due, loro fanno il governo, fanno quello che devono fare, sì, è tutto vero, però sono delegittimati, e questo è il problema, perché se anche loro fanno, ok, ma voi non li votate, intanto non siete complici di questi maledetti che vogliono rovinarvi la vita. Seconda cosa, non, cioè voglio dire, l'unico sistema è delegittimarli, perché loro continuano a fare degli spot pubblicitari, andate a votare, la libertà, ci riempiono la parola di cazzate, la libertà. Se votare servisse a qualcosa, non ve lo farebbero fare, cioè se servisse a cambiare in meglio la situazione di qualcuno, sicuramente non ve lo farebbero fare, ok? Vi ricordate quando c'era la pandemia, che vi hanno fatto mettere uno straccio sulla faccia raccontandovi la pagliacciata che con una pezza sulla faccia vi sareste protetti da un eventuale virus, no, di dimensioni microscopiche? Cioè, vi hanno raccontato talmente tante stronzate e voi ci avete creduto, la maggior parte, perché la maggior parte andava in giro mascherata, triplo dosata, perché oh, cazzo, moriremo tutti, se no. E questi, cos'è che vi hanno privato? Della libertà di spostamento, non vi hanno fatto viaggiare, non vi hanno fatto andare da un comune all'altro, con delle pagliacciate. Ecco, il loro scopo è quello di incularvi, no? E di rovinarvi la vita e di mettervi in situazione sempre peggiore per quanto riguarda l'indebitamento che avete nei confronti del sistema. Cioè, se io devo comprare una macchina di merda ogni 4 anni perché cambiano le regole, la ZTL, l'Euro 4, l'Euro 5, l'Euro 6, l'Euro 7, l'Euro vaffanculo, prendiamo la macchinina a pile ricaricabili, cazzo, cosa succede? Che te vai a buttare i soldi che magari li potevi usare per fare un viaggio in Thailandia per comprarti una puttanata di macchina. Ah, ma io ci devo lavorare, io ci devo, cosa faccio se non lavoro? Fai come quando c'era la pandeminchia, ok? Devi resistere, ok? Perché prima o poi la bolla scoppia. Quindi è la truffa delle auto elettriche, scoppia. Il fatto che adesso una merda di macchina economica costa più di 20.000 euro andrà a finire. Perché, cioè, non possono andare avanti queste pagliacciate, capite? La gente si è rotta il cazzo, anche perché non ha soldi da buttare come pensano loro. Quindi vogliono arrivare a togliere la mobilità pubblica, vogliono arrivare a chiuderti in casa, vogliono raccontarti delle stronzate come se tu, no, con la tua macchina inquini e fai il surriscaldamento globale, il cambiamento climatico, tutte quelle pagliacciate lì che sono pagliacciate, ripeto, perché l'uomo, ok, per tanto che faccia, è una parte minima di quelli che sono gli eventuali cambiamenti climatici, tutti i problemi legati. È una percentuale minima, ok? Perché il resto lo fa il sole, lo fanno altre cose che non c'entrano un cazzo con il fatto che tu giri con il diesel invece che con l'auto elettrica, quindi sono pagliacciate. La verità è che, capite, vi devono coglionare. E allora, se vi fate coglionare tutte le volte, cioè, per tanto che Martino ve li dica,
e voi continuerete a vivere una vita di merda in un continente che vi piglia per il culo, vi mette le tasse sui soldi che guadagni, sui soldi che spendi, quando compri qualcosa è tassato, c'è l'IVA, cioè veramente, cioè vivete in un sistema che è veramente una cosa, cioè io qui sto bene perché non mi rompe il cazzo nessuno, ok? Qual è la cosa bella del vivere in Thailandia? La pseudo libertà, tra virgolette, del fatto che nessuno ti corre dietro o ti obbliga, ok, ad avere determinate cose, come ad esempio una cazzo di macchina a pile. Ma guarda, adesso io devo comprare la macchina. Allora, il mio Triton, il mio naftone 2005 da 180 cavalli, originale, perché non è originale il mio, già va come un missile. Cioè, mi dura come lo uso io, mi dura perché faccio veramente pochissimi chilometri. Quella volta che vado a Bangkok a trovare mia figlia, o quando vado a vedere qualche cosa in giro qua nel sud della Thailandia, vado a Koh Lipe, vado da qualche parte, vabbè, sono il massimo che... Però voglio dire, cosa farò? 10.000 chilometri all'anno, ma non li faccio neanche. Cioè, a me quel pick-up lì mi dura 30 anni, cioè non lo cambierò mai. Cioè, che cazzo me lo fa... Ma perché perché lo devo cambiare? Va benissimo, cioè... Ma siamo fuori di testa? Cioè, poi tra l'altro costano una cazzata, cioè costano veramente poco e sono macchine eccezionali, cioè poi sono anche comode, voglio dire. Cioè adesso io provate a pensare, no? Cioè io veramente faccio fatica a raffrontarmi con gente che pensa di sapere tutto e non sa un cazzo. Perché vivono dentro in questa bolla che è l'Europa, la merda Europa, come la chiamo io, e sono rincoglioniti da tutte ste stronzate, da tutte ste paure, e paure delle malattie, e le guerre, e questo, e il cambiamento climatico. Cioè tutto il giorno apri il telegiornale, è tutto un bombardamento di rotture di coglioni, e uno c'ha veramente il cappotto alla casa, l'efficientamento energetico, i pannelli solari e le paleoliche. Ma brutte teste di cazzo, volete salvare il mondo? Il problema è la CO2, pianta degli alberi, l'albero devi piantare, gli alberi si devono piantare, non le paleoliche o i cazzo di specchietti per il fotovoltaico, testa di cazzo, ok? Quindi quando sento questi eco-ansiosi, questa gente, ma io ho i pannelli solari, mi ricarico la Tesla, ma va bene. Se sei ricco, sei coglione, sono cazzi tuoi, però non puoi pretendere che tutti siano ricchi e coglioni come te. Se tu c'hai la villettina a Lambrate, no, e vai in centro a Milano con la tua Tesla, ma va bene, io non ti sto dicendo te lo impedisco, però non mi devi cagare il cazzo a me che sono un poveraccio, che magari ho la mia pandina che faccio l'operaio e che mi serve per andare a lavorare. Ma che cazzo vuoi? Te la tua Tesla di merda? Ma tienitela 100 anni, fai quello che vuoi, fai tutto quello che vuoi, l'importante è che non rompi il cazzo a me serve la mia Panda o il mio Triton a nafta, perché io voglio andare con la nafta, perché la nafta per me fa 25 km con un litro, va benissimo, perché il mio fa più di 1000 km di autonomia, c'è quasi 1100 km di autonomia, io vado a Bangkok e torno anche mezzo indietro con un pieno di nafta, senza anche volendo, senza fermarmi. Quindi che cazzo vuoi? Tu vuoi fermarti ogni due ore a ricaricare la tua Tesla di merda? Ma fallo! Però questo è il discorso. Cioè, se la tecnologia fosse qualcosa che aiuta le persone a farle stare meglio, a vivere meglio, si impone da sola. Perché solo un deficiente, ripeto, solo un cazzo di troglodita rincoglionito, se c'è una cosa che funziona bene, ti fa risparmiare, salva il pianeta, lo fa da solo, non c'è bisogno che l'Europa vieti o che il sindaco ti metta la ZTL, perché queste sono cose da trogloditi, e in Thailandia per fortuna non esistono queste cose qui. Quando lo dico ai thailandesi si mettono a ridere, cioè si mettono a ridere, ma come, non puoi usare quel cazzo che vuoi? No, gli dico, ma perché? Gli dico, perché le regole qua, l'inquinamento, si mettono a ridono, ma siete delle teste di cazzo. Gli ho detto, sì, è vero, perché cosa vuoi dirgli? Ridono di tutte le pazzate, tutte le cioè veramente. Poi dopo vi stupite se quando venite qua vi trattano come dei coglioni, ma voi siete dei coglioni per loro fondamentalmente, perché ripeto, fate delle puttanate che non stanno né in cielo né in terra, sembra che ci abbiate l'albero dei soldi che caga i soldi, non lo so, cioè
Cioè, poi ma fermano solo i Farang, la polizia, certo, li fermano perché sono degli imbecilli fondamentalmente. Vanno in giro con dei motorini senza assicurazione, senza patente, perché il cretino là gli ha fatto il video, gli ha detto: tu, oh, che bello, noleggi il tuo scooter, fai i tuoi giri, tutto fantastico, che libertà! Ma vaffanculo! Cioè, veramente, dei trogloditi. Quindi, tanto per dirvene un'altra. Il cagnaccio mi ha morsicato, no? E poi non è che mi ha morsicato, cioè io stavo andando col mio motorino, no? E niente, c'era dietro a mia moglie e praticamente mi fa: no, no, ci sono i cani, torna indietro. Gli ho detto: ma va, non fanno un cazzo, dai. Solo che lei è stata furba, ha tirato su le gambe, no? Perché il cane è venuto fuori dal cancello, mi ha sbattuto contro la gamba e mi ha fatto, insomma, ci sono i segni, ok? Allora, ok, non è un morsicone, naturalmente non c'è infezione, non c'è un cazzo, tra l'altro mia moglie è fantastica. Cioè, mia moglie è fantastica, no? Come tutti i thailandesi sono fantastici. Allora, quando no, aspettate, si è sputtanata da ridere, ma per fortuna che erano friendly, mi ha detto. E rideva. Quando poi mi sono fermato, no? Che c'avevo tutto il sangue, cosa ha fatto? Si è tolta la ciabatta e mi ha dato due ciabattate, no? Con le ciabatte zozze sulla ferita. Si fa così, mi ha detto, perché se tu picchi con la ciabatta la ferita, serve per fare andare via il male, mi ha detto. Ho detto: vabbè, voi thailandesi siete fantastici. Quindi mi ha preso la ciabatta zozza e mi ha dato due ciabattate. Io non l'ho disinfettato perché non me ne frega un cazzo. Io sono fatto così. Ma l'acqua, c'avevo una bottiglia d'acqua, ci ho dato una lavata perché mi ha dato con la ciabatta piena di zozza, mi ha dato due ciabattate. E sono andato a casa, ho messo il post. Subito appena ho messo il post è arrivato un milione di messaggi: fai l'antirabica, oh mamma mia, fai subito l'antirabica, 3 punture, il ciclo qua. Allora, io sono Martino Vici di Phuket, ok? Non ho fatto nemmeno il tampone quando c'era la pagliacciata del coglionavirus, ok? Né quello nel naso, non l'ho mai fatto, ho sputato. E poi sono andato a fare il sierologico perché mi sono preso la malattia, volevo capire se ce l'avevo, perché stavo bene, andavo in spiaggia, però per scrupolo, dai, va là, andiamo a fare l'esame sierologico. Infatti quando mi hanno detto: oh cazzo, ma che anticorpi che hai, che cacchino hai fatto, gli ho detto: no, questi sono naturali, gli ho detto, e questi qua sono rimasti di merda, hanno dovuto ricontrollare perché non ci credevano, e hanno detto: è vero, tu non hai fatto, gli ho detto: se te l'ho detto, testina di cazzo. Perché allora, quando facevi il sierologico, potevi vedere se avevi un'immunità innata, quindi naturale, oppure se era fatta da siero. E io risultavo che non avevo proprio... avevo tantissimi anticorpi, però erano naturali. Chissà, cioè io le punture non le faccio, ok? Mai, di nessun tipo. Perché non prendo nessun farmaco, tra l'altro. Non sono Novax, no? Il Novax, il Martino Novax. Se sto cazzo Novax, io sono superiore al Novax. Sono no farmaco, niente, zero, la tachipirina, niente, anche perché li conosco bene, perché li ho studiati tutti, quindi me ne sto bene alla larga, ok? E quindi, morale della favola, qual è il bello della Thailandia? Che qui non ti rompe il cazzo nessuno, cioè mi morsica il cane, se voglio andare a farmi l'antirabica me la faccio, però non è che ti obbligano o qualcuno ti rompe il cazzo, vuoi farlo, vai a farlo, e costa un sacco di soldi, tra l'altro, costa un sacco di soldi, ma per cosa? Cioè, allora, a parte che il cane la rabbia non ce l'aveva, ma se anche, cioè, ma, vabbè, non è quello il discorso, non è il mio caso, sto parlando in generale, ok? Il discorso qual è? È che se non vuoi usufruire dei servizi sanitari, nessuno ti obbliga, capite? Questa è una cosa che io reputo di una libertà. Cioè, io sono libero di mangiare quel cazzo che mi pare, ok? Di ammalarmi se mangio male, ok?
e di morire senza l'uso dei farmaci se non vado in ospedale. E nessuno mi rompe il cazzo, perché non ti vengono a caricare, prendere e portare in ospedale con l'accanimento terapeutico, quello che io chiamo accanimento terapeutico, no? Quando, cioè, è morta mia nonna, mi dispiace, sai, però, qui e là, potevano far di più. Gli ho detto, sì, ho capito, ma quanti anni aveva tua nonna? 95. C'è della gente che mi dice, mia nonna è morta a 95 anni, e io gli dico, ma scusa, ma cazzo vuoi? Cosa dovevano fare? Però, poveretta, ma qui, ma là, sì, ho capito, ma 95 anni, cioè, se anche sta un anno in più, cosa cazzo serve? Se anche te la tengono dentro e fuori dall'ospedale, magari immobilizzata nel letto, cioè, cosa serve? La fai soffrire per niente. Cioè, è arrivata a 95 anni, lasciala andare, lascia che si arrangi, voglio dire, che vada per, che muoia naturalmente, magari nel suo letto, a casa sua, e non intubata come alla madre della mia amica, a 55 anni, capite? Questo è il bello della Thailandia, che per sé, poi sei libero, ok? Quindi sei libero di farti i cazzi tuoi. Vuoi decidere di vivere in piena libertà, senza rotture di coglione? Lo puoi fare. Cosa che invece in Europa non si può fare, perché in Europa c'hai l'efficientamento energetico, perché se non la casa non puoi mica venderla, affittarla. Hai la macchina che non va bene per andare a lavorare, perché c'è la ZTL, l'euro qui, l'euro là, la pile, le cagate a pile ricaricabili. E la sanità non ne parliamo, perché se non paghi, poi, perché alla fine è quello, al CUP ti dicono che devi aspettare 2 anni per fare che è una fortuna, perché non andare all'ospedale a fare delle analisi. Ricordate che dovete ricordare una cosa: si chiamano aziende sanitarie locali, aziende sanitarie locali, ok? Sono aziende, quindi fatturano. Quindi non, è inutile che pensiate che siano lì per salvare la vostra vita o per farvi vivere meglio o per curarvi, sono lì per fatturare, ok? Perché gli ospedali fatturano. E chi è che paga le fatture? Voi, con le tasse, che siete inculati dalla mattina alla sera. È questa la pazzia, cioè veramente è un sistema veramente assurdo, non può funzionare. Perché poi ci sono i figli di puttana, di politici e tutto il resto, che ci hanno mangiato, cioè guardate quella bionda, quella che, là in Europa, che mandava i messaggi e faceva le ordinazioni da miliardi di euro, no, per i sieri magici, capite, che pagate voi e state ancora pagando, capite? Ieri guardavo e dicevano che in Italia chiudono 10.000 attività al mese, cioè 10.000 negozi al mese in Italia spariscono, cioè è un deserto. L'Italia è l'altro giorno io sono appassionato, no? Vedo Lancia HF, la Y, che cazzo è? Guarda, una merda, cos'è sto schifo? Tra l'altro, cioè, è una Peugeot, perché poi sono venuto a scoprire, io non conosco i modelli recenti, moderni, io sono vecchia scuola e sono rimasto agli anni 80-90, inizio 2000, come reparto, però so che la Fiat non c'è più in Italia, c'è questa Stellantis, insomma dicevano che ci sono 15 modelli da un unico modello, cioè dalla Peugeot 208 ci hanno tirato fuori 15 macchine, cioè ma che cazzo, ma veramente, ma che poi dove le fanno? In Polonia? In Marocco? Dove cazzo le fanno? Cioè manco le facessero in Italia, non le fanno neanche più in Italia, e voi siete talmente imbecilli da continuare a comprare quei cadaveri di merda lì. Cioè, ma cazzo ti compri la Lancia Y nuova, cazzo che bella, ma che cazzo vuoi, ma non è una Lancia, non è fatta in Italia, che cazzo te ne frega, ma cosa devi comprare per cosa? Fa schifo, è una merda, comprati una vecchia Panda, hai capito, ci metti su un bel impianto metano e sei a posto, e glielo metti nell'ano, e che si vadano a fare in culo loro e le loro stronzate, anzi le prendi a trentennale, così non paghi neanche bollo e assicurazione a questo punto. Tanto 30 anni fa, a metà degli anni 90, facevano già delle macchine che sono, erano un bijou, voglio dire, per cui sono affidabilissime, voglio dire, sono durate 30 anni e ti portano in giro e non devi pagare. E poi tra l'altro, ripeto, se sei furbo, te la fai anche storica,
fai il tuo, puoi circolare tutti i giorni, non solo il sabato e la domenica, come, puoi circolare sempre. No, te lo dico perché io ce l'ho. Ce l'ha data mio fratello, la usa lui. Però, voglio dire, la puoi usare e andare ovunque, ok? Perché il tuo certificato di storicità, la macchina ha 30 anni e vai dove cazzo vuoi. E non c'è il divieto di qua, la ZTL, vaffanculo, ce l'hai, invece se hai una merda di macchina che hai comprato 4-5 anni fa, hai speso un sacco di soldi e adesso ti dicono che è fuori con il gas e qui e là, ma vai a cagare. Vabbè, adesso leggo un po' di messaggi e poi chiudo, eh. Anche perché sono già le 7 qui. Di due da voi. Ciao Giorgio, Francesco, ciao Igor, Manuel con il cash, no, li fanno in pochi i cash in Thailandia. Grande Martino, avanti per la tua strada, le tue idee, che non sta bene, ciao Ore, ma sì, infatti non è mica un problema Federico, io guarda, ripeto, non, siccome non monetizzo non mi interessa. Da noi perdono il controllo per malori vaccinati, si rischia di trovarsi auto e moto addosso. Sì, qui e anche qua è così, non pensare che sia molto diverso, è uguale anche qua. Tanta gente, tra la gangia che sono rincoglioniti e i sieri, ci sono dei mezzi zombie. Il problema è dei Thai, devono limitarsi ad affittare i 125 e basta. Ma certo, i 125 e... Io ci aggiungo con delle regole, cioè intanto il motorino dovrebbe essere uguale per tutti i noleggiatori, ok? Così non c'è questa cazzo di guerra, no? Tra bande, guerra senza quartiere, no? Perché no, cioè devi affittare un modello che con un prezzo unico. Dentro nell'affitto ci deve essere un'assicurazione, non pretendo che ci sia un'assicurazione full prima categoria. No, ma almeno quella che danno i thailandesi, quella lì dei 100.000 baht, cioè se rompi un po' di robe, cioè te la paga l'assicurazione, se fai la caduta, la scivolata, non devi spendere quei 100.000 baht, hai capito? 200.000 baht di tasca tua, basta, tutto lì, quindi cose semplici, voglio dire, non cose impossibili da fare, è possibilissimo farlo, ma invece sono delle teste di cazzo perché ci mangiano, perché la polizia, tutti ci mangiano, capite? E tutti ci mangiano, tutti, da quelli che fanno le multe a quelli che noleggiano perché ti ricattano, ti prendono il passaporto, quindi insomma parte tutto da noi. Se non ci fosse la richiesta, questi non li comprano gli scooteroni e le moto da affittare. Il problema è che c'è la richiesta di pirla che vengono qui per farsi del male, ammazzare persone. Quelli che affittano le moto di grande cilindrata sono i peggiori, assolutamente sì. Umberto, ciao Umberto, hanno fretta di morire e fanno morire anche chi non c'entra nulla, assolutamente sì, Gilberto, è proprio lì il problema. Mettere una canzone, sicuramente serve un buon deterrente, ma anche 7.000, ma sì, ma anche Igor, lo fanno, ok? Cosa succede? Te sai quanti italiani sono venuti da me? Però sai, mi ha chiesto, non lo vuole il passaporto, vuole la fotocopia, ma vuole 5.000 baht. Ma io non glieli do 5.000 baht. Tanto sono dei poveracci, perché uno che va in vacanza non ha neanche 5.000 baht in tasca, è proprio uno straccione. Ma detto quello, ok, che poi vanno a puttane in Bangalore, no, e li spendono, sì, altro che 5.000, li spendono 20.000 in una serata. Cioè la concezione, no? L'italiano pensa sempre di essere più furbo, no? Oppure pensa, no? E mi viene da me e mi dice, ma io preferisco dargli il passaporto, gli ho detto che 5.000 baht, perché 5.000 baht non li rivedo. Beh, certo, è facile che non li rivedi, però un conto sono 5.000 baht, ok? Un conto è il passaporto, perché se hanno il tuo passaporto ti possono ricattare, anche se non fai dei danni gravi, possono dire quello che vogli, si possono inventare qualsiasi storia, graffi che non esistono, rotture, cioè sei fuori di testa. I 5.000 sono i 5.000, gli hai dato 5.000, al limite si inculano con i loro 5.000, li lasci dal motorino, tieniti i tuoi 5.000 e vaffanculo. Cioè, hai capito? Hai perso 5.000, tanto li ripeto, te li fai rubare in un bar o all'Illusion in una sera per sederti lì in un tavolino con due mignotte a parlare. Quindi, che cazzo vuoi? Cioè, non riesco a capire qual è il problema. È che la gente è così, hai capito? Soprattutto gli italiani, e loro si pensano, è sempre la colpa di chi è? Degli imbecilli che fanno disinformazione, di quelli che non dicono la verità e che fanno i video del cazzo. Guardate ragazzi, sono andato in giro in motorino, guardate che bello, che bella motorata che ho fatto, che belle spiagge, che bello qui, bello là. Poi arriva il deficiente che non ha capito un cazzo e
e pensa che sia tutto così, vado là, prendo il motorino, tanto cosa, siamo in Thailandia, là vanno in giro su in tre, no? Perché è sempre la solita storia, ma i thailandesi vanno su in tre, ma che cazzo te ne... ma anche se vanno su in dieci, non è un problema tuo, brutta testolina di cazzo, te non devi guardare quello che fanno i thailandesi che sono a casa loro, te devi guardare il tuo interesse, il tuo è il problema, non quelli thailandesi, non li fermano mai, i thailandesi sempre senza casco, non li fermano mai, ma lascia stare. Ma così non è giusto. Non è giusto cosa? Cos'è non è giusto? Cos'è non è giusto? Saranno problemi loro dei thailandesi. Vabbè che li fermano anche a loro, non è vero che non li fermano. Ma te che cazzo te ne frega se la polizia non ferma il thailandese? Ma fatti curare, sei una testina di cazzo. Cioè, vuoi venire qui a far cosa? La guerra di ideali, la guerra, ma no, io un cazzo, tu non sei niente e non vale un cazzo, vieni qui a fare il fenomeno perché hai guardato quattro pagliacci su YouTube che ti hanno detto delle stronzate, se invece ascolti Martino, Martino ti spiega, guarda, non andarti a complicare la vita, perché funziona che non c'è l'assicurazione, è un problema, cioè piuttosto dagli 5.000 baht se proprio lo vuoi prendere, ma a tuo rischio e pericolo, perché non è che perdi solo i 5.000 baht, se succede qualcosa di grave, poi viene la polizia e ti prendono il passaporto, e non è che te la cavi con 5.000 baht, insomma, bisogna essere chiari, invece no, sono i youtuber, gli influencer, 2 milioni di click, per i loro video di merda. Ciao Charles, buongiorno, l'importante è inculare franghe a prescindere, quello sempre. Manca a me, eh. Cioè non è che io sono imparato o che sono diventato chissà chi o chissà cosa, anch'io prendo le mie sonore fregature e ho raccontato la storia della lavatrice nell'altra diretta e basta, è così, voglio dire, fa parte del vivere in Thailandia, non, come Farang rimarrai sempre Farang, puoi avere anche la figlia Miss Grand, Miss T-Pop, puoi essere anche chiacchierato, avere il culo chiacchierato, ma rimane un Farang e ti trattano da coglione, punto, basta, non serve a niente arrabbiarsi, voglio dire, quindi mi viene in mente quei due imbecilli, vi ricordate quelli che sono andati a piangere da come si chiama la De Filippi, chi era quei due incoglioni che hanno fermato qui il tronista e quell'altra sgualdrina che là sulla rotonda qui di Chalon, che facevano i fenomeni, no? Perché gli hanno trovato la sigaretta elettronica, gli hanno preso i soldi, hanno fatto tutto un casino, sono andati su tutti i giornali a dire in Thailandia la polizia è corrotta e qui e là, e sono tirato su un polverone, era durante il periodo della pandemia. E cioè, come quella gente lì, c'è parecchi italiani, proprio perché seguono i social degli imbecilli, no? Sono proprio una categoria, no? Cioè, la gente normale che fa magari le sue ricerche per un viaggio, contatto, che ne so, direttamente chi vive qua, come me, no? C'è gente che mi chiede le cose, io gli rispondo privatamente, senza stare qua a fare delle dirette del cazzo. E tutti i giorni, ogni minuto, far vedere il cane che piscia, mio figlio, il culo di mia moglie, no, io non ho bisogno di quelle pagliacciate lì. Se uno ha un problema mi chiama, mi manda un messaggio su WhatsApp, no, e mi dice: Martino, guarda, mi spieghi la storia dell'assicurazione. E io, cioè, c'è stato uno, non è stato un abitué, un signore che ha passato i 65 anni, 66, e mi fa: Martino, guarda, è un po' un problema con le assicurazioni quest'anno, mi sai consigliare dove fare un'assicurazione quando sono lì a Phuket? E gli ho detto: no, non puoi farla l'assicurazione qua a Phuket, perché tu vivi in Italia, sei italiano, parti dall'Italia e devi farla in Italia o in Europa, comunque, insomma, non puoi farla in Thailandia, cioè, insomma, gli ho spiegato, ha capito e vabbè, insomma, fa la sua assicurazione di viaggio, perché lui pensava, no, di farla qua e di risparmiare, di avere, invece no, le assicurazioni qua tra l'altro fanno schifo, meglio non avercela neanche. Però voglio dire, Martino ha sempre fatto questo, se c'hai da dare un consiglio privatamente, io non mi sono mai tirato indietro, voglio dire, se c'è qualcuno che non gli ho risposto, magari l'ho fatto perché mi sono scordato oppure non lo so, ma non, io rispondo sempre a tutti, magari ci impiego un po', qualche giorno, ma non è, non ripeto, no, proprio lo faccio perché mi piace dare la possibilità alla gente di venire qua e non trovarsi magari né in guai o in situazioni
diciamo non bellissime perché hanno informazioni sbagliate. Tutti gli altri blogger sono inguardabili. Beh, adesso non esageriamo, non è che non sono inguardabili, insomma, ci sono dei buffoni, ripeto, qualcuno un po' meno buffone e qualcuno un po' più buffone, però insomma, non è questione, cioè, non stiamo facendo una gara, Gilberto, non è una gara, è un discorso di, ripeto, ognuno fa quello che vuole della sua vita, ok? A me non interessa avere il click o cioè perché non ci guadagno nulla, ok? Quindi siccome sono libero da questa catena, da questo schiavismo, che poi secondo me diventa anche una cosa psicologica, ok? Cioè quella gente lì, se poi gli calano i follower, va anche giù di testa, cioè proprio vive male, magari non dorme neanche la notte, magari non tromba più la moglie, questo va a farsi trombare da qualcun altro. Io ho anche quei dubbi lì, che siano anche cornuti. Perché a un certo punto no, cioè, voglio dire, come cazzo fai a passare tutto il giorno a fare dei video imbecilli con la bocca piena al ristorante? Cioè, ma che cazzo, cioè, hai una minchia di vita? Io non riuscirei. Cioè, non ho il tempo materiale, cioè, devo dedicarmi a altre cose, perché ho una famiglia, ho dei figli, ho delle responsabilità. Come cazzo fai a vivere tutto il giorno con sto cazzo di telefono in mano a far vedere il bambino, il cane, e mia moglie? Ma che cazzo, ma veramente, ma fatti un po' di cazzi tuoi, un sacchettino di cazzi tuoi, vivi tranquillo, poi ti senti di fare informazione o di dare o di creare dei contenuti che possono essere utili per il turista, fallo, però fallo nel senso non per prendere il click, o per fare il buffone perché ti devono seguire, perché la gente dall'altra parte del mondo è stressata, no? Ah, è piena di cazzi, di mazzi e vuol vedere magari una specie di Bengodi, un posto dove magari quando sono vecchio vado a vivere anch'io in Thailandia, mi trovo anch'io una bella figa, sto là con lei, lei si cura di me, no? Cioè, tutte quelle pagliacciate lì, capite, no? Perché è facile vendere. È più facile vendere, com'è che dice il proverbio? Porca puttana. È più facile vendere una bella bugia che una scomoda verità, capite? Se la verità è scomoda, nessuno la vuole, se è una bugia, se è bella e la gente se la beve, pst, e ci crede. Quindi, insomma, ormai sono bombe chimiche riferite alla ganja, sì, infatti, tra le altre cose, penso che stai parlando di ganja. Sì, sono trattate chimicamente, e l'unica che mi sento che è la Thai Stick, la Stick Thai, è quella che viene su qua, autoctona, è buona, a me piace. Cioè adesso non fumo più, però quando fumavo quella, appunto, basta. Le altre, tutte quelle altre, c'è il THC che è tutto chimico, non è naturale. Poi tipo, veramente, degli odori, cioè. È vero, una volta si sentiva l'odore del merdacchino, adesso si sente l'erba. Effettivamente, no, sto scherzando, Umberto, è la verità, Umberto, Federico, è vero. Una volta andavi in giro e sentivi le varie puzze del durian, del merdacchino e delle varie porcherie del plarà, dello sto e di tutte le altre porcate, no? Adesso invece si sente solo ganja, ganja ovunque. Sì, il video non è sincronizzato, sì, è il problema è la mia pagina è Shadow Ban, lo fanno apposta, ok? Non è sincronizzato, però vabbè, insomma. Maurizio, già tanto che non mi abbiano ancora bloccato, è sempre quella. La Smart 30.000 euro, ecco, se la possono mettere in culo la Smart. Ci passo sopra con il mio pick-up a nafta, la disintegro la Smart. La maggior parte degli italiani non capisci quello che dici anche se hanno studiato, Pietro. Eh beh, penso di sì, soprattutto se non sono esterofili e non hanno mai viaggiato o lo hanno fatto da turista. Cioè, un conto è una persona che
è aperta mentalmente, ok? E quindi è aperta mentalmente anche al contraddittorio, al mettersi in gioco. Cioè, qual è il problema, secondo me, di tanti connazionali? È che non ci stanno a passare per coglioni. Cioè, gli dà fastidio pensare di essere coglionati dalla mattina alla sera. Cioè, quante volte mi sono sentito dire: te sputi nel piatto, te rinneghi, parli sempre male dell'Italia, degli italiani, però ti fanno comodo quando vengono lì a comprarti le escursioni. A parte che sono due cose diverse, ok? Quindi, quando uno è in Italia, che fa la sua vita in Italia, siccome io sono italiano, ho un passaporto italiano, posso permettermi di dire qualcosa, perché se non altro sono italiano. E ho ancora un passaporto italiano, quindi stiamo parlando di una cosa. Un altro conto è quando vengono qui. Cosa c'entra quando vengono qui? Quando vengono qui vengono in ferie, non sono al mio livello, quindi non è che possono, cioè io non sono in ferie qua, ci vivo da più di 20 anni, voglio dire, quindi che cazzo mi fanno i paragoni, ma te qui, ma te là, ma no, io non vivo più in Italia, io vivo qua, però rimango italiano, quindi c'ho ancora famiglia, c'ho fratello, c'ho i miei genitori, c'ho i miei amici, i miei parenti, quindi cioè, perché non posso permettermi di dire qualcosa sul paese che mi ha dato i natali, oppure devo essere orgoglioso di essere italiano? Io non sono orgoglioso di essere italiano, me ne frega un cazzo, non ho vergogna a dirlo, non sono, anzi, ho vergogna. E lo dico sempre, se potessi buttare via il passaporto e cagarci sopra e strapparlo lo farei, non lo posso fare, perché purtroppo non lo posso fare. Se avessi la possibilità di farlo, veramente, io, guardate, non ci verrei neanche più, tra le altre cose. Non ho, proprio non mi interessa. Poiché dopo mia moglie vende i tour agli italiani, che cazzo vuol dire? Cosa vuol dire? Però quando vengono lì, perché c'è sempre l'idiota, no? Qualcuno, no? Però te qui e là, ma cosa vuol dire? Cosa cazzo vuol dire? Stiamo parlando che vengono qua in vacanza, gli vendo il tour, mia moglie gli vende il tour, basta. Quello è il problema. Cioè, cosa gliene frega se io parlo delle metalle, parlo male degli italiani? La gente, veramente, dovrebbe fare pace col cervello e cercare di vivere più serenamente e di accettare magari i consigli di qualcuno che te lo dice senza leccarti il culo e neanche ti vuol vendere niente. Perché se io ti dico qualcosa e non ho nessun interesse, perché non prendo i follower, non prendo i click, non ho le stelline, non faccio le pubblicità, questo, quell'altro, quell'altro, cioè, che te non ti viene il dubbio che forse te lo dico con il cuore le cose? Quindi non ti viene il dubbio che forse è meglio che, invece che ascoltare i pagliacci che ti fanno sembrare tutto un mondo di unicorni e di arcobaleni e di stronzate, no, cioè, uno che ti dice: guarda che ti stanno prendendo in giro, ti impediscono di viaggiare, ti stanno rovinando la salute, ti fanno in maniera di rovinarti la vita, cioè, dovresti dirgli grazie, non dovresti incazzarti con uno che ti dice le cose, perché poi le vede da un altro punto di vista, cioè le vede. Oh ragazzi, guardate che io sono 5 anni che non torno in Italia, dal 2019 ottobre, e tornerò qui a luglio, cioè 5 anni, 5, non. Lo sapete cosa è successo? E vabbè. Però voglio dire, quello che voglio dire è, non è, cioè, la vita non è semplice. Non puoi pensare di scappare magari in Thailandia dove trovi il paradiso, l'Eden. Se tu hai dei problemi e ce li hai in Italia e non li risolvi a casa tua, qui peggiore la situazione. Non è che vieni qua e magicamente i problemi spariscono. Spariscono se hai la testa aperta e accetti di vivere in una certa maniera e rispettando alcune regole scritte e altre non scritte, e non a chiacchiere o a tutorial su YouTube o ascoltando il blogger. Cioè, ti devi fare il culo e sbatterci la faccia, e come tutti del resto. Cioè, la vita è difficile, non esiste il manuale per non essere inculato e vivere sempre serenamente. Non esiste, e nessuno mai ti darà la formula magica per scappare dai problemi. Perché se veramente hai dei problemi, devi essere tu. Come dico sempre, quando uno sta male, cosa deve fare? Va dal dottore. No, non devi andare dal dottore,
devi capire perché stai male, devi capire quali sono i tuoi problemi, devi studiare, perché ti devi impegnare, non guardare solo i video degli imbecilli che mangiano con la bocca piena in Thailandia al carrettino e ti dicono che paese bellissimo, vieni qui a vivere che con 300 euro al mese fa il signore, che non è vero, sono pagliacciate, capite? O ti fanno i conti della serva, internet quanto costa? Quanto costa cambiare la ruota al motorino? Quanto costa cambiare lo spruzzino nel bagno? Ma che cazzo te ne frega? Cioè, la vita non è quello. La vita è imparare, ok, a sopravvivere e a non farsi sopraffare appunto da gente che ti vuole fregare fondamentalmente, perché la vita è questo, dai politici al tuo datore di lavoro, a tutti sono lì per mettertelo in culo, cioè la verità è quello, quindi cioè, devi essere un po' prevenuto e quando qualcuno ti dice qualcosa in faccia come me, dovresti dirgli grazie perché ti dai una svegliata invece di ma che due coglioni, quello lì parla solo di disgrazie, facci vedere un bel ristorante, facci vedere tua moglie, ma che cazzo vuoi? Ma vai dagli altri che fanno vedere le mogli. Il mondo green se lo mettono in culo, ma il mondo green è una pagliaccia, cioè scusate, è il proseguimento della pandemia, ok? È tutto collegato, cioè non veramente, ma dai, ma stiamo scherzando, ma finiamola con queste pagliacciate, ma cosa volete, ma scusate, ma in Europa cosa pensate di fare? Siete un continente deindustrializzato che non vale un cazzo, cioè uno mi ha detto noi siamo la quinta potenza mondiale, una volta forse lo eravate quando c'era la lira, sicuramente no, adesso no, ok? Quindi siete dei servi, ok, dell'Europa, avete due catene, da una parte c'è l'America, dall'altra c'è l'Europa, ok, punto, basta. Quindi siete incatenati, siete un cazzo di cose, di colonia, ok? Non avete più niente, non avete le industrie, non avete più un cazzo, non avete materie prime, non c'è niente, in Italia non c'è niente, non c'è nulla, non c'è più nulla perché vi hanno depredato di tutto. La gente mi rompe il cazzo a me, ma tu vivi in Thailandia, cosa vuoi sapere? No, sì, ho capito, io vivo in Thailandia, è vero, ma sono anche italiano. Ci ho passato metà della mia vita, non ho passato metà qua e metà in Italia, metà e metà, ok? Quindi avrò il diritto di dire, guardate che, insomma, vi stanno mettendo proprio veramente in situazioni surreali, cioè l'efficientamento energetico, cioè noi abbiamo un patrimonio in Italia, che è il patrimonio personale, i soldi, i danei, sono nelle banche, sono nelle case, l'italiano è un risparmiatore, non è uno sciallacquatore, non è come il thailandese ha le mani bucate, il thailandese guadagna 5 e spende 10, non esiste, qui sono tutti pieni di buffi, hanno tutti i debiti, capite? La maggior parte, cioè, sono pochissimi ricchi che sono estremamente ricchi, come il re più ricco del mondo, capite? E poi ci sono tutti i poveracci, questa è la verità. E non guardate Phuket che non fa testo, Phuket non fa testo, ok? Bisogna guardarla tutta la Thailandia, dal nord al sud, ok? Quindi tutta gente che vive alla giornata, diciamo, ok? E quando ha tre soldi di merda si compra il mega pick-up o il mega televisore 80 pollici e vive magari nella baracca di lamiera. Il thailandese è così. E non puoi fare il paragone, la gente mi fa le domande imbecilli. Quanto guadagna un thailandese? Ma cosa cazzo? Perché fanno i confronti? Quanto costa un litro di benzina? Perché c'è sempre il coglione col cappellino che va là a fare il video. Guardate qua, quanto costa un litro di benzina? Quanto costa? Ma che cazzo? Ma non puoi fare i paragoni tra l'Italia, l'Europa, l'America, la Thailandia, l'Asia? Ma che cazzo di paragoni sono? Cioè, sono mondi diversi, ognuno ha le sue regole, capite? Il discorso è che bisogna capire, i thailandesi non è una razza che li puoi capire da un giorno all'altro, ti sembra di capirli, ma sono persone molto complicate, hanno veramente, hanno delle cose, ve l'ho detto, c'è mia moglie, mi morsica il cane, cosa fa? Prende la ciabatta e mi dà due ciabattate sul morsicone del cane, sono fatti così, cioè hanno paura dei fantasmi, no, cazzo, mia moglie, no, accendi la luce, che se no non vado in bagno, ma perché c'è il fantasma, ma cioè sono fatti così, non è che, cioè, cosa vuoi paragonare, cosa fanno i paragoni del cazzo, e quindi quando si parla, no, di queste puttanate, di pagliacciate, salviamo il pianeta, cosa vuoi salvare il pianeta? Non salvi un cazzo, in Europa non salvate niente, mi stanno togliendo le libertà personali, mi stanno facendo buttare dei soldi per delle stronzate, ok? Invece soldi che potevate spenderveli in viaggi, per esempio, per venire in Thailandia, ok?
Invece, cosa fate? Andate a comprare la macchina elettrica, perché siete dei coglioni. Questa è la verità. Perché dobbiamo salvare il pianeta? Ma che cazzo? Ma la tua macchina elettrica non salva un cazzo. Intanto sei un deficiente, perché non sai neanche fare uno più uno che fa due. Perché quando mai una merda di macchina con le pile, ok? Perché ha le pile, ha le batterie, cazzo. Vuoi che sei proprio un deficiente? Cioè, in Italia avete ancora sei centrali a carbone. Ma che cazzo me lo dice che l'elettricità che io ho per caricare la mia merda di batteria nella mia macchina? Cioè, se è a Civitavecchia, te lo dico perché mio fratello l'ha costruita, c'è una delle sei centrali a carbone. Cioè, tu abiti a Civitavecchia, ti attacchi alla presa della corrente, carichi la tua macchina di merda, ok? La tua batteria e viene dalla centrale lì. Ed è a carbone, quindi cosa stai salvando? Non vedi che sei una testa di cazzo che ti stanno prendendo per il culo? Cioè, poi tra l'altro la corrente elettrica la devi trasportare, la devi trasformare, le perdite. Cioè, veramente, ma tutta energia persa, ma veramente un deficiente, ci vuole un deficiente, perché uno che ha studiato un po', io non ho fatto ingegneria, però ho fatto l'ITIS. Ma cazzo, sono sempre stato appassionato, i motori, una cosa e l'altra. Cioè, ma come cazzo si fa a pensare che una puttanata con le batterie possa essere economica, sostenibile, ma vaffanculo. E poi ti dicono: no, però io ho le cellule solari. Ma che cosa cazzo me ne frega delle tue cellule solari di merda? Non serve a niente. Ti stanno coglionando e tu sei un coglione. Te lo lasciano fare adesso. Poi magari metteranno le tasse sui pannelli solari o le accise sulla corrente. Che cazzo ne so cosa faranno? Brutta testa di cazzo. Adesso sai perché ti fanno sembrare che la Tesla sia fantastica? Perché ti devono coglionare? Perché vogliono fare in maniera, no, di rottamare e di non di obbligarti a non avere più la macchina, fondamentalmente. E se te sei un coglione che ti fai coglionare da queste stronzate e vai a rottamare la tua automobile per comprarti un bidone di Tesla, perché è un bidone, quelle macchine sono dei bidoni. Sei proprio una testa di cazzo, perché non ha un altro aggettivo. Cosa sei? Intelligente? Hai salvato il pianeta? Ma sai dove la fanno la Tesla? In Messico. E sai con cosa la fanno? Con componenti cinesi. Cioè, tu prova a pensare, brutta testolina di cazzo, la tua Tesla di merda, il giro del mondo ha fatto. Ma tu sai, cioè, io ho una vecchia croma, quella di Falcone Borsellino, per capirci, ha 30 anni. L'ho data a un mio amico che è come mio fratello. L'altro mio fratello c'ha il coupé, il Fiat Coupé. Cioè, io ho due macchine 2010 cilindrata, una turbo e l'altra 16 valvole, che hanno 30 anni, ok? Pago 140 euro di assicurazione, più 40 dell'altra, cioè 180 euro di due macchine, ok? E basta, non pago il bollo, perché sono trentennali, hanno un'esenzione, vanno dove vogliono, posso circolare tutta la settimana, andare dove cazzo mi pare, perché è autostorica. E voglio dire, la mia Croma, che è una gran macchina, era la macchina del presidente, tema Croma 164, insomma, stesso progetto. E voi pensate che la mia Croma, no, che ha 100.000, io quando l'ho 5 anni fa, adesso non so, là, mio amico quanti ne ha fatti di chilometri, vabbè, aveva 100.000 chilometri, no? Cioè, voi provate a pensare quanto è green la mia croma, che è cos'è? Un euro 1, sì, penso euro 1, non è euro 2, è euro 1. È super green, ok? Perché? Perché ha fatto il suo lavoro, mi ha portato in giro, porta in giro il mio amico, ok? Non devono disboscare, andare a scavare, tirar fuori il cobalto, il litio e tutte le altre stronzate per fare quelle cagate di batterie. Cioè, non devono caricarla su una nave, mandarla qua in Europa, caricarla su una bisarca diesel e portartela in concessionaria, hai capito? Insomma, stiamo scherzando? Cioè, la mia Croma, ok, che ha 30 anni, è green più di 100 Tesla. Ma stiamo scherzando? Ma veramente? Ma voi siete dei poveri deficienti? No, non l'avete capito? Vi pigliano per il culo. Cioè, le auto meno inquinanti sono quelle già prodotte. Poi dopo si può disquisire, dire sì, però no, facciamo, ok, carburanti da biomassa, etanolo, come abbiamo in Thailandia, troviamo dei carburanti sintetici, modifichiamo i motori, facciamoli consumare meno, cioè possiamo ragionare su tutto quello che volete, ok? Fare dei diesel come il mio Triton da 25 km al litro, arrivare a 30, arrivare a 35.
c'è tutto quello che volete, ok? Perché se si vogliono impegnare gli ingegneri possono fare qualsiasi cosa, ma non le batterie. Le batterie sono una stronzata, è una fuffa, è tutta una fuffa. Ve lo ripeto, è tutta una fuffa, ok? Che tra l'altro, cioè il rame, ma c'è abbastanza rame? Io ho guardato, ho fatto un po', sto guardando che il rame, no? Per i cavi elettrici, per caricare quelle batterie di merda, non ce n'è abbastanza, ma voi pensate che sia infine, cioè mi rompo i coglioni, tanto il petrolio sta finendo, sì, va bene, il rame, il litio, il cobalto, tutta l'altra merda, per fare le vostre cagate a batterie, invece quello è infinito, cioè ma cosa state dicendo? Quando parlo con questi eco-ansiosi, i green idioti, come li chiamo io, ma che cazzo, cosa vuoi? Ma perché mi devi coglionare? Io non sono un coglione come te. Quindi tu mi puoi raccontare tutte le favole, io le cellule. Sì, ma quello che ti voglio dire è che ti stanno prendendo per il culo e tu vuoi coglionare me, che io sono tanto contento con la mia croma vecchia, è assicurata, è bollata, che cazzo vuoi? È revisionata, perché ogni 2 anni va a fare la revisione, frena, i fanali sono a posto, il gas di scarico, vabbè, tra virgolette, sono a posto. Però quello che voglio dire è perché, capite la logica, a me dà fastidio, è come il vegano, no? Te vuoi essere vegano? Ti piace mangiare l'erba? Mangia l'erba, ma che minchia vuoi? Però se io mi mangio la bistecca non mi devi cagare il cazzo, no? Ma le vacche fanno le puzzette, fanno le scoregge, e allora Bill Gates vuole fare un farmaco, un siero antiscoreggia per le vacche. Cioè non è una cazzata, l'ha detto Bill Gates, quello psicopatico, lui, Elon Musk, tutta quella gente lì è gente tarata nel cervello, hanno delle tare, non sono persone normali, non sono scienziati, filantropi, ci sono della gente malata mentalmente, degli scellerati, cioè vogliono. L'altro giorno guardavo BioBlue e dicevano che in America la carne sintetica stanno facendo fallire i bovini, la carne bovina la stanno sabotando, boicottando questa stronzata qua, che Bill Gates è andato a dire che le vacche scoreggiano. Ma no, ma veramente, cioè, bisogna veramente essere dei deficienti. È una fuffa, è una fuffa. È come quando vi dicevano mettiti, ma ve lo ricordate? La Merlino che diceva lavati le mani, mettiti la mascherina, il pelatone imbecille, no? Insieme con l'altro beccamorto là, il ministro della salute, vi ricordate? Tachipirina e vigile attesa, state in casa con la mascherina, non uscite fuori che c'è il bubu virus, moriremo tutti intanto che arriva il siero magico. Cioè è la stessa cosa, è la stessa validentica cosa. Vi siete resi conto che vi hanno coglionato per la... No, perché magari c'è ancora qualcuno che ci crede ancora al virus male che uccideva tutti, che era... mio nonno è morto. Poi vai a vedere, aveva 8 patologie, l'hanno messo in rianimazione con la morfina e l'hanno fatto morire. Hanno fatto morire la madre della mia amica, che è la stessa cosa. Cioè, sì, certo, è morto, te l'hanno suicidato, te l'hanno fatto morire. Beh, che ti incazzi con me? Perché ti ho detto che me lo sono preso il coglione virus, ma non mi è manco il raffreddore, mi è venuto. Neanche quello, neanche una linea di febbre. Dai, andate a cagare. Eco ansiosi, fatevi una vita, veramente, andate a trombare. Il tampone anale, ecco, sì, esatto, fatevi dei tamponi anali, se siete eco ansiosi e se avete un po' di... ipocondria. Scintilla la youtuber, boh, che scintilla, preferisco fare il farang in Thailandia che continuare a vivere in Italia. Fra 2 anni vado in pensione e vengo a vivere con pensionato. Sì, certo, Tiziano, pensionato, e il visto da pensionato è la cosa migliore. Rendita, non devi rendere conto a nessuno, non devi lavorare. Per quanto riguarda i tuk tuk sono assicurati, sì, teoricamente sì, Leonardo. I taxi, tuk-tuk, sono capitati, gente ubriaca che è cascata giù, l'hanno portata in ospedale e li hanno curati. Gente ubriaca, quindi, cioè, non è che è stato quello del tuk-tuk che ha fatto una manovra, facevano gli imbecilli, si divincolavano, sono cascati fuori, però sono stati portati in ospedale e sono stati curati, a spese dell'assicurazione, e assolutamente sì, tuk-tuk sono assicurati. Cioè, non... i taxi sono assicurati. Dopo che ti diano il rataban e vabbè, assicurato nei limiti delle cosine piccole, ecco, succede un incidente grave,
Lasciar perdere. Ti do pienamente ragione, non ho capito cosa. Se hai una pensione alta, oltre 2.000, forse ci campi. Sì, ragazzi, non facciamo i conti della serva. Io ripeto, non sono youtuber, io blogger, neanche quelli che fanno. Non voglio fare, non farò mai dei video dove spiego cosa costa vivere qui, quanto costa l'affitto di qua, la lista della serva. Quanto spendo in un mese? Ma che cazzo? Ma sono cazzi tuoi? Ma perché devi andare a raccontare in giro quanto spendi in un mese? Ma cosa vuoi? Lasciamo perdere, dai. Più di 10 anni e ancora io non li capisco. Pensa che io più di 20 e ancora io non li capisco, Gabriele. Ma chi è il coglione? Non so, Dave, non so a chi ti riferisci. Dopo metti questa diretta su YouTube, va bene, lo farò. Michele e Nicolas, bel video. Bene, grazie. Ti basta che ti piaccia. Oh, basta, dai. Cosa volete che vi dica? Abbiamo parlato di tutto. Quindi facciamo l'ultimo un'ultima precisazione. Allora, uno, io non faccio nomi e cognomi, quindi non, quando parlo di youtuber o blogger è inutile che mi dite o mi mettete in bocca parole che non ho mai detto. Quindi tu stai parlando di quello, nome e cognome, tu stai parlando di quella, no. Non voglio litigare con nessuno, quindi fate i vostri collegamenti, non me ne frega un cazzo, quindi non ho voglia di litigare con nessuno. Quello che mi preme dire, oltre a questo, è che l'importante è che se seguite le mie dirette, ok, è inutile che fate i paragoni con gli altri. Io non voglio fare, non sono in competizione con gli altri. Io ho un canale, ripeto, che non monetizza e non vendo niente. Mia moglie vende le escursioni, i tour, e ci sono cose che riguardano le escursioni, i tour. Contattate lei, si è aperta una sua paginetta che si chiama Amici di Puc e Sky Café, ok, proprio per distinguersi Sky Café, distinguere la sua attività, le escursioni e le cose da quello che dico io nella mia di pagina Amici di Phuket, dove parlo di cose mie, ok? Parlo anche dei miei figli, della mia vita, delle cose mie che, ripeto, lo faccio, ripeto, senza conflitti di interesse, non voglio vendere niente a nessuno, quindi non sto dicendo vieni a vivere qua, non ti voglio noleggiare il motorino, non ti voglio vendere questo, non ti voglio vendere là, non vendo nulla. Ok, non faccio vedere i ristoranti perché non me ne frega un cazzo di andare al ristorante, io non mangio al ristorante, un po' perché non me lo posso permettere, seconda cosa un po' perché l'alimentazione mia, no, col ristorante non va d'accordo. Se voglio rimanere sano al ristorante è meglio che non ci vado, perché poi sono umano e sono anche, giustamente, sai, goloso come tutti, del resto la cucina piace, quindi voglio dire. Quindi non vado nei ristoranti, non vado a fare i video, a far vedere questo e l'altro, mi limito a fare proprio, ripeto, a parlare di cose mie personali. Non è appunto una pagina per vendere qualcosa, quindi è inutile che la segnalate o che vi fate i confronti o che andate sulle altre pagine. Martino parla male di te, che poi, cioè veramente, ma io non parlo, quando do del coglione. E mi do anche io del coglione, perché lo sono anch'io, perché tante volte ci rimetto anch'io, voglio dire, sbaglio anch'io, faccio ancora delle cazzate, non sono il primo a dire che le faccio, le cavolate, però non è riferito a quello là in specifico, quell'altro là, no, è pur parlé, ok? Quindi inutile che poi andate nelle pagine, c'è quello Martino che parla sempre male di te. Siete dei poverini e degli anticappati e dei minorati mentali. Perché, ripeto, non, cosa volete fare? Mettere zizzania a cosa? A me non mi rompe il cazzo nessuno, anche perché io me li mangio tutti, cioè voglio dire, proprio non me ne frega un cazzo. Mi vengono a fare cosa? Mi vengono a dare le botte, mi vengono, oppure fanno un video per insultarmi, mi insultano di cosa? Ripeto, non ho fatto nomi e cognomi, ok? Non ho detto niente, riferito a persone specifiche. Basta. Va bene, ciao a tutti e vabbè, poi la ricaricherò su YouTube.